Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Aperi Libri. Oggi parleremo con il dottor Attilio Speciani, medico specialista in immunologia clinica e allergologia, del libro Le intolleranze alimentari non esistono. Buongiorno, dottor Speciani, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a lei, Mercedes, e grazie davvero a tutti. Bene, iniziamo subito perché abbiamo tante, tante domande interessanti per lei. Iniziamo proprio dal titolo del suo ultimo libro, Le intolleranze alimentari non esistono. In questo libro afferma che oggi non ha più senso parlare di intolleranze. Qual è il motivo? Ma io direi che più che non avere senso, che si comprende, c'è proprio una base scientifica, logica. Io sono 43 anni che faccio il medico e da immunologo ho addirittura iniziato a proporre l'esistenza di un tema che riguardava una conflittualità con gli alimenti, sempre però pensandoli nell'ottica di un recupero di un'alimentazione fisiologica completa, varia, che è quello che dice anche oggi l'OMS, quello che dice il Ministero della Salute. Quindi una dieta deve essere varia, completa, ricca. Io aggiungo, perché sono un esteta dell'alimentazione, anche molto piacevole. E questo lo troviamo anche nel libro, queste parti vengono discusse e dibattute in modo ampio. C'è un dato scientifico che ad un certo punto nell'esistenza si è capito che il concetto di intolleranza come cibo nemico era non solo non scientifico, ma era anche molto pericoloso. Le intolleranze alimentari, in realtà, salvo alcune rare di piccola entità, eccetera, ma sono fondamentalmente due: l'intolleranza al glutine, che è quella di tipo celiaco, e l'intolleranza al lattosio, che è un'intolleranza di tipo biochimico, cioè l'unica cosa che può fare è far venire un po' di diarrea alle persone. Non può certo coinvolgere fenomeni di tipo infiammatorio generale, artritico, reattivo e soprattutto allergico. Purtroppo si è assistito ad una definizione di intolleranza alimentare come se fosse quasi un'allergia. Questa cosa è contestata e criticata in maniera specifica, ripeto, dall'ordine dei medici, dalla scienza, non c'è una base. Mentre ci sono altri elementi, perché è vero che esiste una relazione tra quello che uno mangia e il modo in cui uno sta, però ci sono modi e possibilità di analizzarli che sono radicalmente differenti. Nel libro, infatti, lei spiega che esiste una relazione infiammatoria tra cibo e salute. A questo punto le chiedo quali sono i segnali, che noi ai quali dobbiamo fare attenzione, che ci possono indicare la presenza di un'infiammazione? Seguirei la risposta su tre punti. Allora, il primo è che effettivamente esiste questo dato e nel 2010, anzi un po' prima, nel 2007, un ricercatore italiano che era un celiacologo, quindi si occupava di celiachia, ha iniziato a cercare di capire se per le persone che avevano un problema con il glutine si potessero identificare dei biomarcatori, parola difficile per dire, un esame del sangue che ti consenta di dire: guarda, c'è questa sostanza che si alza, che è un indicatore della celiachia, in modo da evitare biopsie, gastroscopie e tutto quanto. E scopre che una sostanza infiammatoria che si chiama BAFF, B Cell Activating Factor, BAFF come i baffi, BAFF senza la I finale, in realtà si alza negli organismi che hanno una sensibilità al glutine quando mangiano glutine. Beh, lascia lì perché scopre che questa cosa in realtà avviene anche con il latte, avviene anche con altri elementi e così via. Nel 2010 un ricercatore invece norvegese, Lid, dice: ma la gente che ritiene di avere queste fantomatiche intolleranze alimentari, in realtà che cosa fa? Quando ha questi problemi, spesso prende un antinfiammatorio per trattarsi. Cerchiamo se ci sono sostanze infiammatorie. Analizza e vede che in uno studio scientifico fatto molto bene, e vede che effettivamente quando le persone hanno dei sintomi relativamente ai cibi che stanno mangiando, si generano sia a livello intestinale sia nel sangue un aumento di citochine infiammatorie. Beh, è una chiave di volta importante. Perché l'infiammazione richiama liquidi da stati irritativi, genera patologie. Quindi, qual è il criterio con cui una persona su se stessa può vedere degli elementi che devono indurre una ricerca di personalizzazione dietetica, cioè capire che cosa ti sta generando infiammazione? Ad esempio, i gonfiori, una situazione banale, ma i segni delle calze sulle caviglie piuttosto che sui polpacci, gli anelli che non girano. Che sono elementi del fatto che quando c'è un'infiammazione dentro, il corpo butta liquidi per spegnere l'infiammazione.
E poi a questo punto aggiungiamo invece elementi come la ripetizione di malattie che non vengono capite. È ovvio, se uno ha un'emicrania ricorrente, prima fa tutte le analisi per escludere qualcosa di grave, poi quando questo c'è, il processo infiammatorio è quello che deve essere analizzato e seguito. E l'alimentazione è in moltissimi casi una causa o una concausa di fenomeni di questo genere, quindi gonfiori addominali, artrite, cioè quello gonfiore che dicevo prima, spostato sulle articolazioni, sui muscoli, la mancanza di forza. Abbiamo elementi ormai documentati e anche, e qui entriamo nel terzo tipo di risposta, patologie che sono ormai definite in questo. Pensa che un gruppo di ricerca importantissimo del Policlinico di Milano ha definito che questo BAF di cui stiamo parlando è quello che induce e mantiene la tiroidite di Hashimoto. Nel pubblico femminile che ci segue parliamo di tiroopatie autoimmuni e quindi di fenomeni che hanno esattamente questa caratteristica. Vuol dire che l'alimentazione può essere parte integrante di questo aspetto. E inoltre dal 2017 ci sono tutti i fenomeni legati all'eccesso individuale di zuccheri che generano fenomeni infiammatori. Pensi che in quel momento, una delle riviste più importanti di allergologia, è uscita proprio l'indicazione che ben il 62% delle reazioni non immediatamente chiare, di tipo infiammatorio, allergico o semiallergico, possono essere dovute a un fenomeno di eccesso individuale, sempre individuale, di zuccheri che vengono assunti. Perciò, se ho capito bene, è molto importante l'aspetto della dieta, il regime alimentare da seguire. Ma perché a questo punto è meglio seguire una dieta personalizzata? 2014 c'è un bellissimo lavoro fatto in Cina, in cui compare un lavoro che è pubblicato su PLOS ONE, da cui emerge con chiarezza che una malattia importante come la malattia di Crohn, quindi una malattia Crohn. intestinale, Sì. infiammatoria, eccetera, mentre in Europa è legata soprattutto a latte, lieviti e glutine, in Cina dipende da riso, soia e mais. Cosa Caspita. significa? Significa che non è colpa del riso e non è colpa del glutine, ma della modalità ripetitiva con cui noi mangiamo. La tendenza grave che noi abbiamo negli ultimi tempi, che porta anche al fallimento di moltissime diete o di impostazioni alimentari, è quella di identificare il cibo nemico, il cibo cattivo. L'ho detto all'inizio, io sono un esteta del cibo, mi piace. Se noi avessimo anticorpi contro il cibo saremmo già estinti da milioni di anni. Invece dobbiamo imparare a modularli in modo equilibrato e corretto. Quando noi diciamo, sentiamo dire, ah, bisogna togliere gli zuccheri. Ma dove dobbiamo toglierli? Io sono tra i più critici, vengo da una famiglia di diabetici, obesi, ipertesi, quindi conosco il tema perfettamente. Per cui dobbiamo mangiarli nei momenti consentiti, non dobbiamo eliminarli. Perché se io dico togli tutti gli zuccheri, abbiamo un ormone che ce lo fa cercare, si chiama NPY. Abbiamo un ormone dentro che ci fa cercare gli zuccheri. Dopo 15 giorni che stai senza zuccheri e che quindi ti dai delle martellate sulle ginocchia, ti imponi determinate cose, improvvisamente mandi a quel paese il dietologo, il nutrizionista, il medico, il droghiere, la mamma, la nonna e ti concedi delle strafogate di cibi. Questo è assolutamente critico. La stessa famiglia, che magari mangia in modo tutto sommato equilibratamente simile, spesso troviamo dei segnali di ripetizione eccessiva degli stessi alimenti, ma poi uno c'ha anche un'attenzione da fare al pomodoro, quell'altro da fare un'attenzione alla patata, cioè ci sono variazioni e variabilità per cui la personalizzazione è quella che consente di andare a fondo del problema individuale. La medicina personalizzata, la medicina di precisione passano attraverso questo tipo di conoscenza e di consapevolezza che consente, lo dico con estrema serenità, quando noi impostiamo una dieta su 21 pasti della settimana, la dieta più stretta che do anche nelle malattie autoimmuni o altre, prevede 7 pasti liberi alla settimana. No, è Ma molto interessante, perciò prevenzione significa stare molto attenti all'alimentazione, significa avere una dieta attenta alle proprie esigenze e a questo punto all'interno della dieta è meglio scegliere per alimentarsi correttamente, è meglio scegliere i cibi di stagione?
Sì e ni, perché dico sì e ni? Sì, perché se noi vivessimo con il nostro orto in una situazione gestionale, oggi mangeremmo solo un po' di cachi, di melograni, per dire, no? O le castagne. In realtà abbiamo degli spazi in cui seguire la stagionalità consente un chilometro, non sempre zero, ma comunque più vicino, diciamo un chilometro vicino, consente un minore inquinamento, facilita una sostenibilità e risponde a delle esigenze dell'organismo. È interessante notare che da un lato, penso ad esempio alle arance invernali, da un lato hanno dentro la vitamina C che facilita l'addensamento, il clotting, la coagulazione del sangue, dall'altro hanno dentro dei salicilati naturali che ne facilitano lo scioglimento. Per cui un po' la natura, noi siamo entrati in relazione con la natura nel corso di milioni di anni, quindi ha favorito che nascesse questo tipo di relazione positiva legata alla stagione, legata alla situazione generale. Ma il mio ni è legato al fatto che a volte la conservazione e la surgelazione sono elementi che ci consentono di avere delle meravigliose possibilità. Io mi mangio io ho un giardino che fa dei mirtilli buonissimi, no? E quindi mi surgelo i mirtilli e me li tengo lì e me li mangio in inverno. Sono meravigliosi, sono gli stessi stagionali, ma me li mangio in pieno inverno. Siamo alla fine del nostro incontro e le faccio una domanda che potrà aiutare tutti noi in questo periodo. Per fortuna, abbiamo ripreso ad andare a mangiare nei ristoranti, gli uffici sono di nuovo aperti, per cui, si può mangiare in mensa. E allora le chiedo come dobbiamo comportarci? Intanto leggiamoci il libro che consente, Assolutamente. fornisce delle indicazioni molto pratiche e concrete da questo punto di vista. Ma visto che siamo qui insieme a parlarne, tre spunti ci sono. Intanto c'è un aspetto molto rilevante legato a quello che dice Harvard Medical School, cioè il piatto dovrebbe essere ben diviso sempre, ogni piatto, prima colazione compresa, ben composto da proteine, carboidrati, frutta, verdura, fibra. Per cui la classica prima colazione dell'italiano medio, cioè cappuccio brioche o caffè con un biscottino, è una classica martellata sulle ginocchia che uno si dà per l'energia, per la capacità mentale, per tutto quanto. Il classico panino a metà della mattina che uno Mattina. prende di corsa, se pane bianco vuol dire che ha un indice glicemico pesantissimo. Se è pane integrale con dentro del prosciutto, delle uova, una frittata, qualcosa di proteico perché dobbiamo mantenere le proteine e delle verdure, ecco che ricreiamo il piatto di Harvard, cioè la capacità di gestire. Se poi, come nel mio caso, dove ho effettivamente una maggiore, se io continuo a mangiare glutine e lieviti, io sviluppo infiammazione, tendo magari a mangiarmi un piatto di riso integrale, una manciata di riso integrale, insieme a delle proteine, con delle verdure insieme. Ecco che queste piccole scelte, cioè riuscire ad organizzarsi e non mangiare in modo assolutamente identificato, ci consentono di mantenere efficienza mentale e positività. Grazie, grazie dottor Speciani. Io ricordo ai nostri ascoltatori il libro del dottor Speciani, Le intolleranze alimentari non esistono. Ringrazio ancora il dottor Speciani e alla prossima.